Facebook è Facebook è gratuito. Ma allora come fa il social network di Mark Zuckerberg a fatturare tutti quei miliardi di dollari? Mi sa che proprio gratis non lo è. Quando ci iscriviamo a Facebook, effettivamente non paghiamo nulla a livello monetario. E se ci fate caso, nella pagina di Sign Up, è effettivamente scritto che è gratuito e lo sarà per sempre. Ma effettivamente qualcuno che ci regala qualcosa non è così affidabile. Il fatto è che Facebook guadagna su di noi, sì, noi utenti. E infatti ogni utente ha un prezzo, ha un valore. E il valore di un utente Facebook è molto alto rispetto alle altre piattaforme online. Questo perché effettivamente ogni utente che si iscrive dà una descrizione di se stesso: nome, il cognome, la nostra provenienza, la data di nascita, il sesso e tutte le nostre abitudini, che poi vengono collezionate pian piano tra i mi piace che lasciamo, dove andiamo, perché ovviamente noi siamo sempre localizzati dall'applicazione di Facebook, chi incontriamo, quali amici, quali sono i nostri interessi. E tutti questi dati sono veramente importantissimi per la pubblicità online fornita da Facebook. La pubblicità fornita da Facebook è detta pubblicità targetizzata ed è molto redditizia rispetto al resto delle pubblicità, quelle per esempio fatte sui giornali, in televisione, in radio. E questo perché la pubblicità data da Facebook può essere assegnata ad un tipo particolare di target che proprio il pubblicitario sceglie, mentre invece quella fatta su canali televisivi, ad esempio, è una sorta di spam, perché viene inviata a tutti indistintamente e a gran parte delle persone che la ricevono effettivamente non interessa. Beh, ma allora cosa significa far pubblicità su Facebook? Quando un'azienda vuol fare pubblicità, ha nel suo backend di amministrazione delle possibilità di pubblico. È effettivamente possibile scegliere il pubblico a cui indirizzare la propria pubblicità, in base all'età, in base alla localizzazione geografica, in base agli interessi, alle abitudini. E questi dati vengono effettivamente presi dal nostro profilo, ma non è Facebook che li prende, siamo noi che li diamo. Inoltre, ad esempio, la pubblicità su Facebook è molto molto precisa rispetto a, per esempio, quella di Google. Quella di Google effettivamente funziona in base alle nostre ricerche. Se per esempio sono un neogenitore che voglio comprare un passeggino a mio figlio, andrò a cercare il passeggino e dunque Google capirà più o meno indicativamente la nostra età. Saprà che saremo tra i 25 e i 40 anni, ad esempio. Facebook invece è molto più preciso, siamo proprio noi che scegliamo la data di nascita e per questo Facebook è molto più redditizio a livello pubblicitario. Inoltre la pubblicità su Facebook è praticamente ovunque, anche fuori da Facebook, o meglio non la pubblicità ma i nostri dati. Per esempio, avete presente quei siti che integrano la funzione del like, per esempio i giornali o anche il nostro blog? Ecco, questo widget viene fornito proprio da Facebook e funziona in modo che qualsiasi utente che atterri sul nostro sito venga registrato dal widget e il widget lo segnala a Facebook. In questo modo, anche se noi non clicchiamo quel tasto mi piace, Facebook sa che noi siamo lì e perciò il fatto che noi siamo interessati a quell'articolo o che l'abbiamo letto o per quanto tempo lo abbiamo letto viene registrato da Facebook nel suo database in modo da costruire la vita della persona. Poi ci pensate a quando trovate le persone che potresti conoscere, ma sono effettivamente persone che non hanno molti amici in comune con noi o magari non hanno molti interessi. Ma allora come fa Facebook a capirlo? Beh, utilizza la geolocalizzazione. La geolocalizzazione appunto consiste nel localizzarci geograficamente dal nostro smartphone, dal nostro PC. E per esempio se abbiamo incontrato questa persona, anche se non abbiamo tirato fuori il telefono, lo avevamo semplicemente in tasca, beh, siamo stati registrati e quindi adesso Facebook ci propone di conoscere, di mandare l'amicizia a questa persona. E poi sempre riguardo agli utenti, ci avete mai fatto caso che se non postate per un certo periodo di tempo, diciamo che l'interesse che le persone hanno sui nostri post diminuisce? Magari lo potete verificare secondo il numero di like, secondo le condivisioni, secondo i commenti. Beh, in realtà non è l'interesse delle persone nei nostri confronti, ma è l'interesse di Facebook nei nostri confronti. In pratica, se noi non postiamo per molto tempo, Facebook ci etichetta come meno attivi e quindi siamo delle persone che portiamo meno contenuti su Facebook, quindi siamo delle persone che tengono le altre persone, gli altri soggetti attaccati a Facebook per meno tempo e di conseguenza facciamo guadagnare meno a Facebook. Di conseguenza l'algoritmo che propone i feed nella home delle altre persone su Facebook semplicemente ci cancella perché siamo persone meno interessanti e di conseguenza noi veniamo trascurati, veniamo proposti a meno persone.
Dunque, per riassumere un po' tutto il video, forse Facebook invade un po' la nostra privacy, ma sicuramente siamo noi che consentiamo a Facebook di farlo, perché noi siamo effettivamente il mezzo di guadagno di Facebook.